Vogliamo dare inizio alla serata. Intanto ringrazio a tutti per la presenza, i genitori e soprattutto i nostri giovani calciatori. Stasera questa conferenza stampa l'abbiamo voluta fare pubblicamente in piazza per renderla, come dire, visibile e soprattutto per rendere partecipe la popolazione, affinché questa iniziativa fosse un'iniziativa per tutti, veicolata attraverso il progetto Polisportiva insieme in collaborazione con Lucisa Gloria, proprio per sancire quella che è la volontà e il percorso che noi come associazione sportiva ci siamo prefissati. Oggi ufficialmente partiamo con un percorso formativo ufficializzato nel progetto Next Generation di Sampdoria, e noi ufficialmente stasera diventiamo il centro tecnico Sampdoria. Siamo gli unici in Calabria, siamo tra le realtà rappresentative della Sampdoria nel meridione, e anche dal punto di vista geografico diciamo che la polisportiva rappresenta un catalizzatore per il centro-sud. Conferenza stampa per la realizzazione, parliamo della realizzazione del centro tecnico, parliamo della Sampdoria qui a Cutro nella sala polivalente. Sì, diciamo che oggi ufficialmente, avendo sottoscritto e firmato il protocollo d'accordo con la Sampdoria Calcio, la polisportiva Cutro è sede centro tecnico per la Sampdoria, in particolare diciamo, rispetto al progetto Next Generation che si occupa del settore giovanile della Sampdoria. Quindi noi siamo un riferimento sul territorio per la Sampdoria, per tutte quelle attività che possono riguardare formazione per i tecnici, aggiornamento, oppure che so, raduni per visionare alcuni ragazzi, alcuni giovani. Ecco, nel meridione la Sampdoria utilizzerà anche il nostro centro per fare questo tipo di attività. Lo possiamo definire comunque un volano di sviluppo per la cittadina di Cutro? Diciamo che può rappresentare sicuramente un canale per far parlare bene della nostra cittadina. Noi stiamo già parlando di organizzare un grosso torneo nazionale a giugno, subito dopo il nostro memorial che facciamo nella prima decade di giugno, e faremo il Camp Sampdoria e legheremo a questa attività un torneo di livello nazionale, quindi ci saranno tutte le affiliate Sampdoria che verranno qua a Cutro, con anche l'apertura a club e quindi a settori giovanili di club di Serie A che possono partecipare a questo torneo. Significa avere la presenza sul territorio, quindi a Cutro, di numerosi giovani che possono, fatto il torneo, possono visitare il nostro paese, possono visitare le nostre risorse storico-culturali, che non è cosa da poco. Stefano Ghisleni, responsabile Next Generation, parliamo della Sampdoria. Sì. Oggi a Cutro, un protocollo importante per questo territorio, ma sicuramente per tutti questi giovani che sono interessati al mondo del calcio. Sì, allora è un progetto sicuramente importante, come ripeto sempre, non solamente sotto l'aspetto puramente calcistico, perché è vero che Cutro è diventato un centro tecnico della Samp, il centro di riferimento per noi nella regione sotto tutti gli aspetti, l'aspetto della selezione, l'aspetto calcistico, ma la finalità di questo progetto, che abbraccia tutta l'Italia, perché abbiamo 34 società affiliate in Italia, da Torino a Trapani, è un progetto che riguarda anche gli aspetti etici, e abbiamo una collaborazione con l'UNICEF che sostiene il nostro progetto, quindi ci sono varie finalità, c'è quella calcistica perché la ricerca dei talenti è fondamentale in Italia, e poi c'è anche una finalità educativa, formativa. Perché Cutro? Cutro perché abbiamo conosciuto delle persone tramite dei nostri collaboratori, e a parte l'aspetto strategico, diciamo così, della società, ci sono proprio piaciute le persone per il loro modo di porsi, per quello che rappresentano, perché come si sono poste con noi, quindi per quello. Grazie. Grazie a voi. Conferenza stampa per la realizzazione di questo centro tecnico dell'Unione Calcistica Sampdoria qui a Cutro, una grande e importante iniziativa.
molto importante. Credo che sia un onore per Cutro avere un'associazione cutrese che è legata così strettamente con una società di serie A e che lavora per la cura, io dico prima, dei ragazzi di Cutro, di cui c'è estremo bisogno, sia per il fatto agonistico, sia per il fatto dell'associazionismo che fa crescere bene i ragazzi e che costruisce uomini bene per il futuro. Non posso che essere orgogliosamente soddisfatto di questa iniziativa e spero che vada sempre avanti nel migliore dei modi. È sicuramente un'iniziativa importante e lodevole, quella che ci sarà tra pochissimo, parliamo della realizzazione del centro tecnico per quanto riguarda l'Unione Calcistica della Sampdoria. Diciamo che è un percorso che viene da lontano questo qua. Oggi si sta concretizzando un rapporto importante sul profilo tecnico e soprattutto diventa un punto di riferimento forte per il territorio e soprattutto per i giovani calciatori. Questo lavoro è il lavoro di squadra che ci contraddistingue come gruppo di lavoro che ha saputo negli anni raggiungere degli obiettivi. Oggi il fatto che a Cutro, in una città della provincia di Crotone, una società di questo livello abbia riposto una certa attenzione vuol dire che forse qualcosina di buono l'abbiamo fatta. Io penso che questo per noi è solo l'inizio di un percorso importante, penso che la possibilità di poter dare una vetrina importante sia sul profilo tecnico che sul profilo agonistico sia uno dei punti di forza di questi tipi di accordi. Quest'anno noi abbiamo avuto degli ottimi risultati, dalle nostre file sono partite per squadre professionistiche all'incirca 8 ragazzi. Ci prefiggiamo ogni anno di mantenere questi target e di riuscire comunque a trovare in giro tutto quello che può essere sul profilo agonistico un livello alto di calciatori che noi in qualche modo anche attraverso questa collaborazione tecnica possiamo dare le basi per migliorare e quindi plasmare quei calciatori che ai tempi nostri invece non avevano queste opportunità. Cutro c'è, la polisportiva c'è.